la Spagna e tutto il resto, ma come Sì, sicuramente loro il sai. pezzo, sì, non è loro l'hanno spiegato, la musica che hanno scelto è tratta da flamenco di Pepe Romero. Hanno voluto scegliere questa musica, seppur poi loro non Sì, eseguono un flamenco, infatti. però era perché volevano fare un filo Certo, conduttore no, beh, tra il primo geniale. esercizio che loro avevano presentato all'inizio della loro carriera e l'ultimo che avevano presentato, per cui è proprio quello che voleva andare a chiudere questa cosa, perché il flamenco era proprio l'esercizio che avevano presentato nell'original a Salt Lake City, Sì. quindi c'è una storia che loro hanno spiegato nei dettagli. Sì, poi io so assolutamente che hanno voluto tantissimo questo programma perché è molto congeniale a loro due come artisti e loro hanno il sangue veramente che scorre dalle vene. Caldo, E caliente. allora, la coppia tedesca, Nelly Zigancina e Alexander Gazzi, che sono settimi dopo lo short program. Vicinissimi nei Tweezer, stati bravissimi ad andare avanti. Wow. Tecnicamente questa coppia è fortissima, stiamo vedendo che queste canzoni qua se le stanno eseguendo parecchio bene, anche nel programma corto hanno veramente totalizzato tantissimo nel punteggio tecnico.
Ed è davvero bella, no? Molto Questa interessante. sì, particolare, costruita nei minimi dettagli, questa free dance della coppia tedesca. È sicuramente sì, una scelta veramente così, Sì, originale, ha no? voluto interpretare questo carion che Sì. ballava, ma geniale, sia nel costume, l'abbiamo visto anche ieri, 2 giorni fa nel programma corto, comunque avevano presentato un programma veramente molto ricercato e inusuale, sicuramente questo è un loro punto di forza. Per non parlare, come stavi facendo te notare prima, ti stavi facendo notare prima, loro nel programma corto avevano totalizzato 32,50, Sì, perché che ricordavi appunto che il punteggio tecnico era era alto, ma altissimo. se pensi appunto come notavamo che è uguale a quello della coppia russa che ha chiuso lo short in quinta E posizione. soprattutto che risulta, loro sono adesso sono erano settimi dopo il corto e avevano totalizzato il terzo punteggio tecnico. Rendiamoci conto, una settima coppia che va a totalizzare il terzo punteggio tecnico, hanno fatto veramente bene, infatti sono molto puliti, molto precisi in quello che è proprio il lato tecnico. Qua si stanno quasi scontrando, sono stati bravissimi ad andare avanti in questa esecuzione di Twizzle, per cui è possibile che siano andati a raggiungere quei più perché erano veramente vicini. Ricordiamo che è una delle caratteristiche che i giudici vanno a controllare. Poi veramente hanno sottolineato in ogni istante gli accenti musicali e veramente hanno continuato a portarci dentro questa storia del carillon, Ecco, poi veramente. vedremo adesso allora se i giudici apprezzeranno maggiormente la loro parte artistica, perché comunque hanno anche creato una Sì. storia particolare intorno a questo Sì, esercizio, la no? storia è sempre importante, a differenza delle altre specialità, quindi singolo femminile, singolo maschile e coppie d'artistico. La danza ha veramente un'esigenza di portare una storia, di creare un qualcosa dietro, quel fil rouge che riesca a dare un significato all'intero programma. E ricordiamo che loro arrivano dalla preliminary dove avevano fatto la free dance, ottenendo un secondo posto con 79 e 27. Comunque, sembrano veramente contenti. Secondo me, potranno utilizzare anche qui un ottimo punteggio tecnico. Andiamo a vedere. 82 ed 87, sicuramente molto più alto del 79 e 27 che avevano preso, con 43,64 Technical Elements, 39 e 23 per il Presentation Score con un overall di 140 e 69 e dunque vanno al comando mantenendo distaccata la coppia Ekin Kennedy-Shakalov, la coppia ucraina con 123 e 27.